Maestro, lei è sicuro che questa mortale sia pronta? Beh, mio allievo, lo stiamo per scoprire. E allora, questo addestramento che dicevi tanto? Ok, visto che insisti, dovrai fare una sola prova. E il tuo avversario sarà te stessa. D'accordo, quando vuoi. Ok, lei è il tuo bersaglio. Cominciate pure. Allora, sono passata? Benvenuta nella gang, Rache. Allora, questa storia così dei combattenti di un'altra dimensione. Quanto deve durare? Perché vi ricordo che tra poco inizia il torneo e io non ho intenzione di perdere. Semplice. Fin quando non li sconfiggiamo. Ehi, svalvolati, vi ricordo che non mi avete neanche convinto del tutto. Vi ho seguito soltanto perché mi facevate pena. Ehi, hai bisogno che ti portiamo un filmato perché tu ci creda. Ragazzi, scusate l'interruzione, ma devo mostrarvi una cosa. Ah, finalmente! Kasumi, digli che non c'è nessun guerriero che viene da un'altra dimensione, che è una roba folle. Mi spiace deluderti, Ayabusa, ma le cose che devo mostrarvi sono state registrate dalle telecamere di sicurezza in questa zona qualche giorno fa. Sembra che utilizzi delle tecniche simili a quelle di Ayabusa, se non le stesse. Com'è? Impossibile. Nessuno può usare le mie tecniche. Ditemi che questo è uno scherzo. Ti sei convinto finalmente? Devo scoprire cosa sta succedendo. E per farlo farò una visita di persona a quel ninja. Maestro, con tutto il rispetto, io credo che arruolare quella terrestre non sia stata una mossa saggia. Pazienta, mio allievo, ma ora è il momento di chiamare un altro rinforzo, sai, nel caso che le autorità ci siano addosso prima del previsto. Spero tu ti ricordati Alfa 152. Certo, maestro. Come faccio a dimenticarmi dell'IA che tempo fa ha cercato di uccidermi? Lei non è una semplice IA. Anzi, lei è la chiave per generare il combattente perfetto. Sono a vostra disposizione, maestro.
E quella là sarebbe la chiave per il combattente perfetto, eh? Voglio proprio vedere. E tu, Setto, come vedi sono spronzo e ho bisogno di una mazza caffè. Quindi ora ti prendo a calci. Ok, hai vinto, hai vinto. Ma non serve che ti scaldi così tanto. Vedi di non starmi troppo tra i piedi, ubriacone. Ho cose molto più importanti da fare che prendere a calci uno come te. Ayane, è un po' che non ti vedo in giro. Sì, mi stavo allenando per il torneo. Beh, ho un po' di tempo libero. Fammi vedere cosa sai fare. Devo dire che la tua tecnica è migliorata. Questo allenamento sta dando i suoi frutti. E credo che al torneo forse dovrò guardarmi un po' anche da te. Grazie, Iate. Significa molto dietro di te. Scusami, ma ora devo andare. Ci vedremo più tardi. Ok, ho quasi fatto. Hayabusa! Sei arrivato finalmente. Devo dire che è un onore incontrarti finalmente di persona. Basta con i convenevoli, pazzoide! Piuttosto, dimmi perché usi le mie tecniche e come fai a conoscerle. Credimi, se ti dico che anche se te lo dicessi, non credo che tu capiresti. Senti, coso, sono stufo con questi giochetti. Quindi, se non vuoi dirmelo con le buone, allora preparati a combattere. Sarà un onore confrontarmi con il Ninja Gaiden. Ancora risposto alla mia domanda. E va bene, te lo dirò. Praticamente noi siamo la stessa persona, solo in due punti di vista differenti. Io ho deciso di allearmi da un lato, tu invece dall'altro. Veniamo da due mondi diversi, ma noi due siamo uguali. No, ancora con questa storia! Senti, o mi dici la verità, oppure ricomincio a prenderti ammazzate. Lo sapevo che non avresti compreso. D'altronde, sei solo un mortale di questa dimensione.
Adesso basta con questi giochetti! Hai ancora il desiderio di affrontarmi dopo che hai visto il mio, anzi, il nostro potere? La faccenda non finisce qui. Ma guardati, sei così stremato che quasi non ti reggi in piedi. E vuoi ancora continuare a sfidarmi? Hayabusa! Kasumi, vattene! È una faccenda che riguarda solo me e lui! Ciò che è fatto. Ora devo andare. Un altro compito mi attende. No! Non ti lascerò andare senza prima combattere. Kasumi, ti ho detto di starne fuori. Va bene, ragazzi. Avevo in mente di lasciarti stare, ma visto che me lo chiedi così insistentemente, non posso rifiutare. Bene, se avete finito, io me ne andrei. No, non puoi andartene. Non preoccuparti, ho la sensazione che ci rivedremo molto presto. In quanto a te, Hayabusa, rifletti su ciò che ho detto. Credo che tu, con un po' di buona volontà, riuscirai a capire. Lurido bastardo!